Collegato anche il prefetto di Napoli, Marco Sì, Valentini. buonasera. Benvenuto, dottor Buonasera. Valentini. Allora, il tema, Buonasera. Lo ha capito, è questo. Benissimo le zone gialle, ripartire, 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 però anche con adeguati controlli, nel senso che sono stati avvistati e sono state anche comminate delle sanzioni, per la verità. Già da ieri, arancione, zone arancione, liberi tutti, insomma, in certe zone topiche delle città, Roma, Milano, Napoli e anche. Allora, quali sono i controlli che state mettendo in campo voi? No, ovviamente tutti i commenti che sono stati fatti anche nella giornata di oggi giustamente hanno sottolineato come non bisogna recedere, anche se le regole sono leggermente più permissive rispetto alla zona arancione, dai comportamenti responsabili civici che sono richiesti a tutti i cittadini, che sono indispensabili per poter far funzionare bene la prevenzione dall'epidemia, quindi le mascherine sempre indossate e i distanziamenti. Naturalmente contribuiscono anche le forze dell'ordine e le polizie locali a far sì che siano mantenute queste prescrizioni da parte di tutti i cittadini. Qui a Napoli è stata svolta un'attività molto intensa, nel fine settimana sono state controllate quasi 13.000 persone e sono state anche irrogate numerose sanzioni, circa 164 sanzioni, 900 esercizi commerciali controllati, di cui 12 sanzionati e 5, per 5 di questi è stata disposta la chiusura. Si pensi che sono state impiegate oltre 4.500 unità di personale delle forze dell'ordine, soprattutto nelle zone che sono maggiormente frequentate, mi riferisco alla zona di Chiaia, alla zona dei Decumani, cioè il centro storico della città, alla zona del lungomare. Grazie.